Buonasera, buonasera a tutti, Frigento. Però qualcosa, un piccolo richiamo ve lo devo fare, signori. A me è stato detto che siete un pubblico, una popolazione, degli amici molto molto calorosi. Soprattutto perché questa sera abbiamo anche persone che vengono da fuori. E l'ospitalità cosa vuole, amici miei? Vuole tanto tanto calore e affetto. Allora lo facciamo un applauso caloroso. Buonasera a tutti! Soprattutto dobbiamo intanto, vabbè, tra qualche minuto faremo tutti i ringraziamenti e i saluti ovviamente del caso, ma dobbiamo ringraziare chi già ha riscaldato abbondantemente la nostra atmosfera. Li abbiamo ringraziati abbastanza? I ragazzi di Folk in Progress! Su, applausi! I ragazzi, grazie, che bravissimi, da anni ormai li conoscete, insomma, in tutto il territorio, non solo irpino ma anche fuori, insomma, portano le loro voci, il loro talento e la loro musica, quindi ci hanno preparato un'atmosfera straordinaria. Adesso tocca a noi, ovviamente tocca a noi sostenere anche tutti i partecipanti, che sono dei ragazzi straordinari che questa sera ci delizieranno con le loro esibizioni ad organetto, con l'organetto, signori miei, perché siamo, lo sapete, insomma, meglio di me, onorata io di essere qui questa sera alla 31esima festa dell'organetto di Frigento. Intanto ne approfitto per richiamare tutti i partecipanti a raggiungerci dietro al palco e li salutiamo tutti con un altro grandissimo applauso. Su! Perfetto, adesso cominciamo con i ringraziamenti. Ovviamente non dimenticheremo nessuno, nel corso della serata saluteremo tutti quanti, ringrazieremo ospiti, ringrazieremo sponsor e quant'altro. Però ovviamente c'è da ringraziare, salutare e ricordare che questa 31esima festa dell'organetto, quindi è una festa che nel corso degli anni è cresciuta tantissimo, grazie agli artisti, grazie agli organizzatori e grazie ovviamente anche a tutto il pubblico che sostiene sempre queste bellissime manifestazioni, che viene organizzata dall'associazione Organetto 2000 Onlus con la collaborazione di Cavalier della Noce Teramo e Full Music Montella. Applauso! Allora, vediamo di non dimenticare nessuno, qualche piccolo cambiamento però l'avrete notato per chi segue questa kermesse ormai da anni, avrà notato che c'è stato qualche piccolo cambiamento dovuto, intanto c'è stato, è vero, i ragazzi insomma ci sono d'accordo di come, cioè, le date erano ovviamente precedenti, poi le condizioni atmosferiche ci hanno messo in condizione di dover chiaramente spostare le date. E infatti a tal proposito ci sarebbe dovuta essere anche una esposizione ovviamente di organetti, che per un discorso, ecco, poi organizzativo di tempo non c'è, ma c'è sempre stata, ha sempre fatto parte di questa kermesse, e l'esposizione era ovviamente a cura della Full Music. Poi ovviamente anche i motivi Covid, chiaramente ben conosciuti degli ultimi anni. Perciò dico, ringraziamo, ripeto, e ve lo devo chiedere un ennesimo applauso a chi con tanto lavoro, nonostante Covid, ecco, nonostante il clima, nonostante non sempre tutte le condizioni siano perfette, lavora affinché i nostri territori abbiano delle manifestazioni del genere. Grazie ancora! A questo punto, oltre ovviamente ad invitarvi, nel caso qualcuno non si fosse già approcciato agli stand gastronomici, perché ci sono tutta una serie di bontà che ho avuto piacere di assaggiare, quindi vi invito chiunque non fosse già, non si fosse già approcciato ovviamente agli stand. Ricordiamo che questi stand meravigliosi ci offrono questa sera delle bontà come fusilli, spezzatino, mugliatielli, spero di non aver sbagliato nome, patate e peperoni, arrosticini, patatine fritte, birra, coca, insomma c'è di tutto di più. Quindi approcciamoci agli stand, perché godersi uno spettacolo a stomaco pieno ha tutto un altro sapore. Imba. Un applauso. Coca-Cola, sì. Coca-Cola, non Coca. Coca-Cola, non pensate male, su. Voleva essere un'ambiguità. Quindi un applauso a tutti quei, le signore e i signori che stanno lavorando agli stand per noi. Grazie. A
questo punto non vi voglio tediare oltre, vi aggiungo, sicuramente già fatto la, come si dice a Napoli, una capa tante. Poi ovviamente ripeto, non dimentichiamo nessuno, nessuno sponsor, nessuna delle persone o parti che hanno partecipato a questo evento, però entriamo nel vivo della serata e pian piano ricorderemo e ringrazieremo tutti. Un'ultima raccomandazione, nel caso non si fosse fatta, questa bellissima kermesse ha anche una lotteria molto carina, molto interessante, con tutta una serie di premi. Il primo premio tra l'altro è un organetto, quindi mi raccomando. Tra l'altro questa lotteria serve anche per dare sostegno ovviamente a queste bellissime attività, questa kermesse di questa sera. Quindi comprate questo biglietto e l'estrazione l'avremo entro le 24. Mi raccomando, chi non avesse comprato, comprate, comprate, comprate. Signori miei, ok, questa volta mi fermo davvero. Entriamo nel vivo della nostra kermesse. Come dicevo, ci sono tutta una serie di partecipanti, perché effettivamente è tutta, non è una gara, non è un concorso, ma è una bellissima kermesse di esibizioni, di partecipazioni, in cui è veramente la dimostrazione, l'esplosione di talento allo stato puro. Quindi mi raccomando, accogliamo con grande calore i nostri partecipanti. Partiamo con il primo partecipante che apre questa kermesse questa sera, che è, se non sbaglio sempre l'accento, mi perdonerete, Abbondandolo Michele da Sturno. Accogliamolo con un applauso. Buonasera. Mentre Michele giustamente si prepara, ecco, per la sua bellissima esibizione, non possiamo non farci un pochino qualche fattino, un po' i fatti di Michele. Sei fidanzato? Da quanto tempo, come mai, l'ultima volta cosa è successo, cos'è stato? No, dai, ci facciamo giusto qualche, come giusto che sia. Abbiamo detto che Michele viene da Sturno. Michele, da quanti anni suoni? Qual è, insomma, se hai studiato, presso quale scuola, maestro? Dici un pochino, facci un po' i fatti tuoi. Allora, sono 10 anni che suono, ho studiato 5 anni privato e adesso sono al Conservatorio di Benevento. Glielo facciamo un applauso? Vogliamo riscaldare un pochino l'ambiente al nostro Michele? Dai, non inciuceremo oltre, non andremo oltre nel tuo privato. Signore e signori, un grandissimo applauso a Michele Abbondandolo! Forza, ballare, a ballare, avvicinatevi! Oh. Allora, andiamo per la seconda, la terza, eccola! La quarta coppia! Salutiamo la zia Maria da Latina! Oh, oh. Balliamo, balliamo! Giro.
Un applauso, Michele. Che spettacolo, una marea di gente. Eccoci qua, complimentoni, grazie Michele, grazie mille. Come già vi accennavo qualche minuto fa, c'è ovviamente per ognuno dei partecipanti un regalo, un pensiero appunto di partecipazione, e la nostra meravigliosa, ecco fatto, che è un tagliere. Quindi l'organizzazione ha pensato anche alla famiglia, tagliere, un bel pensiero carino che è sempre sempre utile. Complimenti, grazie mille. Grazie. Facciamo un applauso a Michele. Ok, intanto ricordiamo, signori miei, che siamo in diretta streaming. Il canale è Festa Organetto Frigento YouTube. Facciamo un saluto, buonasera, grazie mille Frigento. Facciamo vedere anche a chi ci segue via streaming quanto siamo calorosi. Su, applauso. Oh, dai, che piano piano ci stiamo riscaldando. Su, siamo ancora un po' tiepidini, vero ragazzi? Tranquillo, tanto giochiamo in casa. È vero. Su, allora andiamo avanti. È arrivato il momento del secondo concorrente, Zarrella Fabrizio. Ancora un altro applauso. Eccolo qua. Ciao Fabrizio, buonasera. Ci facciamo un pochino i faccetti, le faccendine anche di Fabrizio. Fabrizio tesoro, da dove vieni? Quanti anni hai? Da quanti anni studi? Allora, vengo dalla Pio e ho 12 anni. E ho studiato un anno nel 2019, ma poi per la pandemia ho dovuto smettere. Però sono diventato con il tempo autodidatta e adesso mi gestisco da solo. Meraviglioso, glielo facciamo un grandissimo applauso? Dai Fabrizio! Signori, tolgo il disturbo e tutti voi, Fabrizio! Grazie Emma. Allora, però mi piace che Fabrizio è bello, si prepara come si preparava una volta la trebbia. Hai capito? Io mi ricordo quando ero piccolo ci mettevano mezza giornata per preparare la trebbia, no? Fabrizio, mi piace, bravo. Se da mette a rivello, sennò scherzi. Ci siamo allora. Vai Fabrizio. Hey!
applauso a Fabrizio. È vero che abbiamo fatto l'applauso a Fabrizio, ma dobbiamo fare l'applauso anche al maestro alle tastiere. Se tutto sto badatrac va avanti, è lui il polmone portante. Va bene, Fabri, che facciamo? Un altro pezzo. Vai, maestro, c'è al corrente di tutto? Vai. Vai, vai. Vai Fabrizio! Grande Fabrizio, grande. Eccoci qua, complimentoni, grazie Fabrizio. Il pensiero anche per te, il nostro tagliere, ecco qua. Grazie mille, ancora tanti complimenti. Facciamo ancora un altro grandissimo applauso a Fabrizio. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Allora, andiamo avanti, signori. Mi raccomando, sempre un pochino più calorosi. Nel frattempo ne approfitto per invitare tutti i partecipanti che nel frattempo magari sono lì dispersi, vi prego ragazzi, partecipanti tutti dietro al palco, così abbiamo modo di organizzare il tutto con voi, ok? Mi raccomando, raggiungeteci al palco. Andiamo avanti, un grandissimo applauso a Brullo Antonia. Eccoci qua. Ciao Antonia, buonasera. Non puoi scappare anche tu dalle nostre domandine. Dici un po' di te, dai. Quanti anni hai? Da dove vieni? Da quanto tempo studi? Mi chiamo Antonia, ho 11 anni compiuti l'altro giorno. Grazie. E sono da 5 anni, quasi 6. Complimenti anche alla nostra Antonia, facciamo un applauso e godiamoci la sua esibizione! Forza, forza a ballare! Thank you.
siamo, ultimo giro. Un applauso forte. È autodidatta in tutti i sensi, hai visto com'è bravo. Però ci siamo dimenticati il meglio. La nostra presentatrice non ha detto da dove arrivavi. Lo posso dire io, Imma? Sì, assolutamente, questa mancanza non dobbiamo assolutamente sopperire. Ma sai perché ci tengo talmente tanto? Perché è una paesana mia. Ah, ecco il perché. Danusco! Facciamo un applauso alla nostra Antonia! Vai, secondo pezzo. Signori che stanno là sopra con le mani. Ultimo giro. Un applauso più forte. Complimentoni ad Antonia. Su, signori miei, applauso. Oh, complimenti, signorina, anche per attestato di partecipazione, il simpaticissimo tagliere. Dopo ne approfitto, vedo se regalano uno anche a me. Grazie mille Antonia, complimenti, facciamo ancora un grandissimo applauso ad Antonia. Grazie cara, grazie mille. Noi andiamo avanti con la nostra kermesse con l'altro partecipante, però devo fare ancora un altro richiamo. Qualcuno mi dice sì, ci stanno sostenendo, ma sono signora meravigliosa. La signora, questo vogliamo, un pochino più di calore, avvicinatevi, balliamo insieme, facciamo un pochino di applauso, sosteniamo i ragazzi dietro, i partecipanti, che sono davvero emozionati, piacevolmente emozionati. Un grandissimo applauso alla stupenda signora e a tutti i partecipanti che invito a raggiungerci dietro al palco. Grazie. Ci stiamo riscaldando ancora un po', Antonio. Piano piano, fino a domani mattina alle 5. Fino a domani mattina ce la faremo, bene. Ok, andiamo avanti, prossimo partecipante, Romano Giuseppe.
Buonasera Giuseppe, benvenuto. Quindi non facciamo brutta figura, calorosi. Il nostro Giuseppe viene da Dragonetti Potenza. Mentre si organizza, ti dice un attimino Giuseppe, anche da quanto tempo? Insomma, suona, è hobby, è lavoro, ci racconta un pochino di sé. È un hobby, però è da 3 anni che mia moglie mi ha regalato questo organetto, quindi cerco di dargli un po' di soddisfazione. Dai. Mi sembra giusto di sfruttarlo al meglio, e poiché sappiamo che Giuseppe è in gambissima come tutti gli altri partecipanti, ci delizierà a questo punto, sempre dopo un grandissimo applauso! Un applauso forte! Bravo, 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 bravo. Complimenti.
applauso! Complimenti, bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti a Giuseppe che viene direttamente da Dragonetti Potenza. Facciamo ancora un grandissimo applauso. E anche per il nostro Giuseppe, il nostro attestato di stima e partecipazione. Grazie mille Giuseppe, ancora grazie. Allora, signori miei, a questo punto facciamo, diciamo, un intervallo tra le esibizioni per essere ulteriormente deliziati da questi straordinari ragazzi qui dietro che ci delizieranno con un altro paio, insomma, di meravigliose canzoni. Intanto però prima velocemente vorrei fare i dovuti ringraziamenti, poi ripeto ne faremo anche nel corso della serata. Oltre a ringraziare, come abbiamo abbondantemente detto, e voglio un applauso caloroso, tutta l'organizzazione di questa meravigliosa kermesse, un grandissimo applauso. Ringraziamo ovviamente gli sponsor, alcuni degli sponsor, perché sono tantissimi, quindi ovviamente li ringraziamo tutti quanti, poi ripeto li nomineremo man mano. Ringraziamo la Sitec SRL, Balù Trattoria Braceria Pizzeria, Hominis Diet, e un altro grandissimo ringraziamento va ai frati francescani del Buon Consiglio per la disponibilità, l'ospitalità e la fattiva collaborazione. Glielo facciamo un grandissimo applauso? Grazie, grazie ancora a tutti. A questo punto deliziamoci con i meravigliosi ragazzi di Folk in Progress. Allora, adesso due pezzi, giusto due pezzi, una bella polka e poi un fox. Volevo ricordare tutti i partecipanti che ancora non sono dietro le quinte, gentilmente accomodatevi dietro il palco, altrimenti lo treno parti e voi rimanete in terra. Va buono? Allora, vai con la polka! Forza, forza! Oh, oh! Eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà, eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà. Oh, oh! E soffro di nostalgia, e soffro di nostalgia. E Cicilla mamma tua, e Cicilla mamma tua, che sono l'amore suo e non me volla sa. Eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà, eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà. Oh, oh, oh. Forza, avvicinatevi, avvicinatevi al ballo. Oh, oh, oh. Puoi ballare. Mirella. E come le Giovanni Gallo, con la frusta e il cavallo, e soffro di nostalgia, e soffro di nostalgia. E Cicilla Rosinella, e Cicilla Rosinella, che sono l'amore suo e non mi voglio assare. Eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà, eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà. E soffro di nostalgia, e soffro di nostalgia. E Cicilla Rosinella, e Cicilla Rosinella, che sono l'amore suo e non me volla sa. Eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà, eramo core di chi ti di, eramo core di chi ti dà. E io voglio chiederti,
Rammo cuore di chi vivi. Salutiamo gli amici di Nusco. Rammo cuore di chi vivi. Oh Vincenzo. Rammo cuore di chi vivi. Marzello. Rammo cuore di chi vivi. Sì, sì. Grazie per l'applauso. Grazie. Spontaneo, Santo Martino. Se la vita fa, facitelo sto applauso però, Ma muovo troppo. No, Allora, volevo ricordare, proprio Peppe, proprio quello stavo per dire. Volevo ricordare per tutti coloro che ancora non hanno acquistato i biglietti per la lotteria che si terrà più tardi. Abbiamo qui il responsabile, Peppe Gaggiano, dove la quale, se non erro, Peppe, come funziona? Un euro un biglietto, quindi matematicamente 5 euro 5 biglietti. Oh. Allora adesso andiamo con un bel Fox, vai! Hey. La mamma mi ha insegnato. Mi ha insegnato pizzicarulo, mi pizzicanna femmina, in cecana libertà. Mi pizzica la femmina, in cecana libertà. Il tamburiello di mamma, che bella è quando suona. La bassa musica di tutte le qualità. Suona la bassa musica di tutte le qualità. Ci messi i pomidori, a mamma a casa hanno donato fuori, donata con ogni cuore. E la mamma baci l'amore, una da con i cori, e la mamma baci l'amore. Oh. Alla mamma la
scatoletta, alla zia la sigaretta, alla via la cioccolata, non venisse che panzagliata. Alla via la cioccolata, non venisse che panzagliata. Sì! E che serata di te, zia Maria! E tu pizzicarolo, che non hai tanta fortuna, ti valorizzi in bronte di capilla mezzaluna. Ti valorizzi in bronte di capilla mezzaluna. C'è anche Alfonso Lardieri, lì che salutiamo. E la sera ti ritiri e giangeva vecchi volte, o ti mangi sta minestra, o ti butti dalla finestra, o ti mangi sta minestra, o ti butti dalla finestra. Madonna Angelicinocco, scendi Peppe in via Lurocco, e quando è tramontana, Rocco scende Peppe in Ghiana. E quando è tramontana, Rocco scende Peppe in Ghiana. Sì! Alfo! Sì, sì! È caduta la centralina e si sono staccati i microfoni, eh? È il bello della diretta, esatto. Ma così non puoi neanche stare in playback, hai capito? È vero, è vero, questa è allora, la mia motivazione. Sì, allora diamo. Mi dai il mio microfono? Si chiede per piacere. Dammi il microfono. Tiziano ha detto che pensava che non avevi pagato la bolletta, è staccato tutto. No, è caduto staggeggio qua. Allora, no, noi penso che ci dobbiamo fermare, no? Perché la prassi funziona che quando cade la centralina ti devi fermare. Allora, Imma, ci sia. Eccoci qua, signori miei, facciamo ancora un grandissimo applauso ai nostri straordinari ragazzi di Folk in Progress. Straordinari. Grazie ragazzi. A questo punto andiamo avanti con la nostra kermesse, perché ovviamente i partecipanti sono tanti e ripetiamo che qualche altro partecipante che si sia un pochetto allontanato dal palco, gentilmente vi attendiamo dietro al palco, grazie. Allora, come abbiamo detto già prima e avete avuto modo di vedere da soli, o meglio ascoltare, i partecipanti sono tutti quanti davvero speciali, dei talenti davvero unici. Ma il prossimo partecipante possiamo sicuramente definirlo straordinario e capirete il perché. Signori miei, Beatrice Angelo, applausone! È sempre il bello della diretta. Stiamo cercando di tirare il nostro presidente qui con noi. Eccolo qua, buonasera! Angelo, e buonasera al nostro presidente. Signori miei, qua l'applauso deve essere doppio, doppio, doppio. Ah, perciò vi dicevo, un partecipante assolutamente straordinario. Ciao Angelo, buonasera. Come va? Come stai? Eccolo qua. Ma guardiamo questo gioiellino. Amore, su, facciamoci un altro applauso. Oh! Abbiamo voglia di ascoltare Angelo, che come mi diceva il presidente, signori miei, compirà 4 anni ad ottobre, non li ha ancora compiuti. Evviva, evviva l'arte, evviva il talento.
Amore, eccolo qua, è pronto questo nostro giovinotto? Sì? Nico, questo ti guarda Stuart, apri lui e ti capo ci mette sul microfono. Mi allontano, accompagniamolo piano piano con un caloroso applauso, su! Applauso. Complimenti, complimenti al nostro piccolo angelo che è tra l'altro un talento di Frigento, è vero presidente? Sì. Ecco. Lui è proprio frigentino, abita in paese Frigento, ha pochissimi anni. Vuoi dire una qualcosa a questi signori? Guarda quanti ce ne sono. Digli buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Amore! Un applauso, forte, forte, forte. Che meraviglia. Intanto io ti faccio il mio piccolo regalo, piccolo. Guarda, che cosa faccio? Così? Guarda, lì sopra c'è una telecamera, sta riprendendo te, guarda. E io ti metto il mio, questo te lo regalo io, va bene? Ecco qua, ancora un altro regalo per te. Che bello, tutto questo, per Angelo. Questo, ecco qua, questo lo diamo a mammina, vero? Ok, allora ci facciamo un applauso a questo bambino per incoraggiamento. Bravo! Che l'anno prossimo sicuramente ci fa sentire qualcosa. Grazie, andiamo? Complimentoni, okay. Evviva l'arte, evviva la musica, evviva i bambini! Un applausone ad Angelo, grazie presidente. Che meraviglia, vi dicevo, ecco, l'arte non ha età. Che meraviglia, che meraviglia. Andiamo avanti, giovinotti, con le esibizioni? Sì. Ok, prossimo partecipante di Paolo Stefano di Nusco. Buonasera. Imma, ecco qua. Ma guarda che chioma che tiene. Guarda, io l'avevo già notata. Io adoro i capelli ricci. Lasciamo stare i miei che sono più che ricci ingrifati, ma stendiamo un velo pietoso. Lui ha un riccio che è uno spettacolo. Ma ne approfitto. Nature, supporto, che cos'è? Naturale. Che è dal papà? Ma beati ricci! Facciamo un applauso! Allora, dicevo, sei di Nusco, quanti anni hai? Da quanti anni suoni? Se frequenti scuola, maestri? Vabbè, sono di Nusco, ho 15 anni e frequento, cioè studio l'organetto da 2 anni. È un anno alla fisarmonica. Siamo pronti per questa esibizione? Facciamo ancora un grandissimo applauso! Forza a ballare! Stefano! Sì, sì! Allarghiamoci un po', per favore, grazie. Allarghiamoci.
applauso per Stefano. Allora Stefano, proseguiamo al secondo pezzo. Che facciamo? Una polca. Una bella polchetta, maestro. Vai. Sì. Noi ricordiamo sempre che chi balla gamba cendane, vai. Applauso. Complimentoni al nostro Stefano, ancora un grandissimo applauso per il suo talento e i ricci meravigliosi. Ora il regalino di partecipazione, grazie mille, ancora grazie e tanti complimenti. Ciao Stefano. Grazie Stefano. Allora continuiamo con la nostra carrellata di partecipanti e di esibizioni. È il momento di Pugliese Giovanni. Facciamo un applauso. Talento tutto frigentino. Ragazzi, si dice frigentino? Sì. Ok, benissimo. Allora, signori miei, così accogliamo un nostro compaesano. Su, applauso. Ecco qua il signor Giovanni. Buonasera, Giovanni. Giovanni, mi faccio un pochino i fatti vostri. Giovanni, quanti anni avete? Al maschietto si può chiedere l'età? Da quanto tempo suonate? Da parecchio. Hobby, lavoro? È il mio lavoro. Wow! Complimentoni, allora godiamoci Giovanni. Facciamo ancora un grandissimo applauso. Nicola, sulla X per favore, se no abbiamo problemi di inquadratura. Vai Giovanni, vai. Thank you.
giro. Bravo, bravo. Ancora un pezzo, zio Giovanni. Un bel valzer, maestro. Valzerino, vai. Aspetta, zio Giovanni. Giusto un attimo che programmiamo il tutto. Ci siamo, maestro. Vai. Gira via. Bravo. Mi diceva zio Giovanni, dopo 3 anni stasera ho preso l'organetto. Però zio Giovanni, sei grande, un applauso. Aspetta zio Giovanni, aspetta, aspetta, dobbiamo prima organizzare il maestro. No, ha detto polca. Maestro, che fa, zio Giovanni, che facciamo? La polca, hai visto? Oh, regina della campagnola, vai. Ci siamo, maestro. Vai. Vai, vai.
giro, zio Giovanni, via! Via, via! Complimentoni al nostro... Oh, la signora addirittura apre una... Signora, il tappo è pericoloso, ci dobbiamo preoccupare. Ma complimenti! Facciamo ancora un grandissimo applauso a Giovanni e alla signora che qui ci sta dando un calore e un'emozione unica. No, no, non vuole bere Giovanni, la signora beve per noi. Un pensiero ovviamente per la partecipazione, ringraziamo anche il signor Giovanni. Grazie, grazie mille, ancora tanti tanti complimenti. Prima di andare avanti, vi rinnovo l'invito. Signori miei, il tempo sta per scadere. Le 24 sono vicine. Chi di voi ancora non ha comprato il biglietto della lotteria? È importantissimo perché i premi sono assolutamente simpatici, simpatici. E poi soprattutto perché con la lotteria sosteniamo questa bellissima kermesse. Signore Giovanotto, buonasera. Lei ha comprato il biglietto? Mi dica di sì. Non faccia il furbo, mi raccomando. Ha comprato? Chi ancora non l'avesse fatto, mi raccomando, signori, comperate perché a mezzanotte avremo l'estrazione. Andiamo avanti? Prossimo partecipante, Fulchini Tommaso. Applauso! Ciao Tommaso, direttamente da Gesualdo. Facciamo sistemare Tommaso, ecco qua. Tommaso, un piccolo inciucio anche con te. Età? Vabbè, abbiamo detto che vieni da Gesualdo, da quanto tempo suoni? Quanti anni suoni? Avevo 8 anni iniziando. È lavoro o hobby? Hobby, hobby. Glielo facciamo un grandissimo applauso. Vai, Tommaso! Vai, vai, Tommaso! Thank you.
Bravo Tommaso! Allora Tommaso, ancora un pezzo, giusto? Forse anche un altro. Sì, sì, non ci sono problemi. Che facciamo, Tommaso? Facciamo un Fox. Fox, maestro Fox. Giusto il tempo che il maestro si prepara. Vai. Tommaso, ancora un pezzo, una bella quadriglia, però Tommaso, dobbiamo fare la quadriglia quella che balla la mamma e pure la famiglia, capito? Perché se facciamo una quadriglia semplice non va bene. Vai maestro, ci siamo? Vai. We'll be right back.
Bravo, bravo Tommaso. Bravo. Complimentoni Tommaso, alla grande, qua siamo, è stato un crescendo dall'inizio alla fine, sì o no? Facciamo un pochetto su di gradimento tipo applausometro. Come stiamo andando, signori cari? Frigento, come stiamo andando questa sera? Come va? Oh, bene, così ci piacete tanto. Tommaso, complimenti anche per il nostro Tommaso, il pensierino, il regalino di partecipazione. Grazie, grazie mille e tanti complimenti ancora. Grazie mille, facciamo ancora un applauso. Ciao Tommaso, grazie. A questo punto andiamo avanti con l'ennesima partecipante, che è Caporale Maria Natalia o Natalia, chiederemo. Che è successo? Io ho perso la voce e voi vi siete un pochino ammosciati. Applauso! Ecco qua, la nostra caporale Maria Natalia o Natalia. Nel frattempo, mentre la nostra partecipante, la nostra ennesima artista ci raggiunge, vorrei ancora un grandissimo applauso per i nostri straordinari Folk in Progress e per tutta quanta l'organizzazione di questa kermesse davvero straordinaria. La signora, sempre più calorosa e partecipativa la nostra signora. Mi hanno detto che siete una fan accanita. Imma, sì, devi sapere, no? Questa signora, lei abita a Latina. Ah, però. Allora, tutte le nostre serate e non, ecco, lei col marito parte da Latina. No. Fa la serata, poi a fine serata rientrano e vanno a Latina. No. Però hanno un antidoto ben preciso per portare avanti questa forza. Ovvero. E lo sai qual è? Qual è? Ma te lo faccio dire da lei. Zia Maria, di un pochettino quale medicina prendete prima di partire? Fate tanto l'amore, fate l'amore che vi sentite in forma. Straordinaria, signora Maria, questo è il vero segreto. Okay. L'amore in tutte le sue forme. Esatto. Ma complimenti, cioè dice una fan accanita soprattutto, sì, dei ragazzi Folk in Progress. Esatto. Perché ho notato, è onnipresente la signora. Sempre, sempre. Ma complimentoni davvero. Ecco qua, nel frattempo è arrivata la nostra bellissima Maria Natalia o Natalia? Maria Natalia. Maria Natalia, che viene da San Manco sul Calore. Maria Natalia, quanti anni hai e da quanto tempo suoni? Ho 11 anni e suono da 5 anni. Studi da qualche parte con qualche maestro? Sì, l'organetto con Tony Cipriani. Facciamo ancora un grandissimo applauso a questa straordinaria artista giovanissima. Signore e signori, Maria Natalia. Thank you.
primo giro. Applauso. Allora adesso Fox, vai. Vai tutti a ballare. Sì. Ferma. Allora adesso è giusto il tempo che cambia l'organetto. Hai visto com'è, sì, pratica, com'è veloce, Nico, eh? Bravissima, perché questa nostra giovane artista intanto cambia strumento e ci fa vedere l'esibizione in altra maniera con un altro strumento. Mentre lei si organizza, invito nuovamente, mancano pochi minuti alle 24, alla mezzanotte, mi raccomando, qualcuno non ha ancora comprato i biglietti della lotteria, accorrete, i nostri amici con cappellino e maglia gialla sono lì che ci inseguono, comprate il biglietto, mi raccomando, prego! Oh. E si gira! Oh. Allarghiamoci. Thank you.
forte applauso. Aspetta Emma. Eccoci, facciamo ancora un grandissimo applauso a questa giovanissima artista. Complimentoni anche per lei, il nostro pensiero, il regalino di partecipazione. Grazie, grazie mille. Ancora un grandissimo applauso. Ciao, buone cose, grazie mille. Andiamo avanti con un altro straordinario partecipante. Pronti per l'applauso? Mi raccomando, dove è andata la signora? L'ho persa, se un attimo. Signore, voi siete il nostro supporto, sostegno, come si fa? Se non vede il vostro cappellino, vado un attimo in ansia. Allora, andiamo avanti con Molinario Luca da Grotta Minarda. Facciamo ancora un grandissimo applauso. Eccoci qua, buonasera. Luca, ho già anticipato che vieni da Grotta Minarda. Quanti anni hai? Da quanto tempo suoni? Passione, lavoro? 31, quasi. Suono da 20 anni più o meno. Da sempre praticamente. Sì. Ok, ti lascio. Grandi amici con Nicola, quindi. Onore e piacere. Facciamo ancora un grandissimo applauso al nostro Luca. Nicola, una polca? Ok. Nicola, allora Nico, proseguiamo? Un bel valzerino, vai. Thank you.
vai Luca. Bravo, bravo. Complimenti. Ancora uno? Sì, un bel Fox, maestro. Giro.
applauso forte lo dobbiamo fare. Complimentoni, complimentoni a Luca, complimentoni a tutti. Luca, anche per te il regalo, l'attestato di stima e di partecipazione. Grazie mille, tanti tanti complimenti ancora. Facciamo un altro grandissimo applauso a Luca. Signori cari, con Luca concludiamo la kermesse, la carrellata di esibizioni di questa sera, anche se la serata non è finita, quindi mi raccomando non scappate. A questo punto è giustamente dopo fare tutta una serie di ringraziamenti, quindi gli applausi, un po' di pazienza li voglio, vi prego, e anche abbastanza colorosi. Intanto un grandissimissimissimissimo applauso ai ragazzi straordinari, Folk in Progress, sempre straordinari. Un grandissimo applauso a tutti i partecipanti, a tutti gli artisti che questa sera ci hanno deliziato in maniera davvero straordinaria. Un applauso a tutti i partecipanti, a tutti i ragazzi. Ancora, ovviamente, ringraziamo tutta quanta l'organizzazione, che è fatta veramente di tante tante persone che hanno fatto un lavoro veramente minuzioso e certosino. Quindi ovviamente speriamo di non dimenticare nessuno, ma sono veramente tante le persone che lavorano quando si è di fronte ad una kermesse così ben fatta, ben creata e ben strutturata. Un applauso a tutti gli organizzatori. E a questo punto, nel ringraziare e salutare questa 31esima edizione della Festa dell'Organetto, ringraziamo l'associazione Organetto 2000 Olus con la collaborazione di Cavalier della Noce Teramo. Facciamo ancora un applauso. Grazie mille, grazie. Ringraziamo ancora Full Music di Full Violenzi Montella. Gli sponsor sono tantissimi, li ringraziamo tutti. Citiamo Citec SRL, Balù Trattoria Braceria, Hominis Diet. Ringraziamo con un applauso particolare, mi raccomando, senza togliere nulla a nessuno, ma veramente un applauso particolare ai frati francescani del Buon Consiglio per la ospitalità, collaborazione e disponibilità. Ancora salutiamo tutte le persone che via streaming ci hanno seguite, ragazzi che stanno ancora girando, grazie mille ragazzi, sul canale Festa Organetto Frigenza YouTube. E che dire, possiamo non ringraziare voi presenti, che siete stati simpaticissimi, calorosi, unici. Un applauso Frigento, siete grandi! Grazie a chi ovviamente è venuto da fuori, perché ci sono tante persone che sono venute da fuori e ci hanno onorato della loro presenza e della loro stima e affetto. E che io che devo dirvi di più? Ogni anno ho detto, vabbè, chissà. E io dico sempre, l'anno prossimo siamo di nuovo qui e ce la metto io e i miei amici. Spero che sia anche così, che anche l'anno prossimo cercheremo di fare la 32esima festa dell'Organetto. Un ringraziamento anche a Tony, Folk in Progress, che è stato sempre così gentile, la sua disponibilità. Anche con questo problema di pioggia ci siamo battuti da una parte all'altra. Ringrazio tutti. E un altro saluto ve lo manda Fuel Music, che non è stato presente qui all'esposizione dei suoi strumenti musicali, purtroppo per Covid non è potuto venire. La ditta della noce la ringrazio. Ringrazio anche la signora Imma, o signorina Imma, signora Imma, signora Imma, Imma, che ci ha dato questa possibilità, perché l'altra presentatrice, che è stata tutti gli anni, che è stata l'altra sera, purtroppo oggi era impegnata. Eccola e non è potuto, non è potuto venire. Imma, eccola, eccola qua. Grazie presidente, grazie a voi, onore tutto quanto mio essere stato qui con voi, grazie, grazie davvero al presidente, ad Antonio e ai ragazzi di Folk in Progress e a tutti quanti voi, grazie, grazie mille, grazie. Ecco, adesso Imma può salutare tutti, sì. Chiudiamo questa trasmissione per la televisione, certo. Una buona serata, all'anno prossimo, ma noi continueremo con la lotteria. Assolutamente sì. Allora io vi ringrazio nuovamente, salutiamo tutti quanti, vi diamo appuntamento, l'organizzazione vi dà appuntamento alla 32esima edizione della Festa dell'Organetto. Frigento vi aspetta l'anno prossimo. Grazie mille a tutti. Buonanotte, buon lavoro e buona lotteria. Ciao a tutti. Grazie. Non andate via perché dopo si balla ancora, va bene? Allora una cosa ti devo dire, caro presidente. A prescindere che sei una persona squisita, sono tanti anni che ci conosciamo
Io voglio ringraziarti a nome di questo gruppo che ci dai l'onore di poter stare in questa piazza, perché questa è una piazza dove tanti, tanti vorrebbero venire, e io sono onorato da tanti anni poter far parte di questa squadra, di questa famiglia meravigliosa. Io non ricordo il nome di tutti, però cito solamente un nome, Nicola Perrotti. Grazie di cuore che questa associazione, questa organizzazione ci sta. Grazie a voi possiamo sorridere di nuovo. Grazie. Questo onore non è solo mio, che io ci tengo per te, ma anche tutta la squadra. Naturalmente, per accompagnare questi ragazzi ci vuole comunque una base. E andiamo avanti così, ma non è che ti posso tenere tutte e tre le sere qua poi con me, no. No, la cosa importante è che ci stavo pure l'anno prossimo, così facciamo 27 anni.